Mentre questa sera il team internazionale andrà a Fiumicello. This was not possible because of this emergency situation. What we succeeded in doing was in visiting the town of Umago, Umag in nearby Croatia, Pirano, and Capodistria Koper in the neighboring state of Slovenia, and Muggia and Dolina in the Italian side of the world. And tonight the whole group is in Fiumicello. Bene, quindi il risultato principale è stato raggiunto comunque di, come dire, stimolare le amministrazioni pubbliche dei paesi, delle città attraversate per cercare di riunire in qualche modo, nel nome della Marcia Mondiale della Pace, le energie per prospettive costruttive di pace. Yeah. So in the face of all odds we succeeded in stimulating the local administrations in trying to promote the unification of efforts for the support of peaceful initiatives. In estrema sintesi, queste iniziative si concretizzano in, ad esempio, Umago e Pirano hanno il comune problema della frontiera internazionale fra Slovenia e Croazia, che è oggetto di disputa a livello di Nazioni Unite e che quindi costituisce un problema effettivo per le loro amministrazioni locali. So these initiatives I was referring to are really of a concrete nature. For instance, the municipalities of the small town of Umago, Umag in Croatia that we visited, and that of Pirano in Slovenia are two neighboring municipalities, but they have a national border in between them, the border between Croatia and Slovenia, which is the subject of contentions between the two states, so much so that the settlement of this question was not possible. It was brought up as the United Nations for settlement, which has never happened so far. In questa situazione il comune di Pirano sta seriamente prendendo in considerazione la proposta del sindaco di Palermo di costituirsi in ambasciata di pace, e in questo senso il comune di Umago ha già inviato una lettera di sostegno a questa proposta. Recently the municipality of Pirano has received a proposal on the part of the municipality of Palermo, which is in southern Italy, in Sicily, to create a so-called embassy for peace and to support them, and the municipality of Umago in Croatia has already claimed their support to this initiative. Inoltre in Capodistria e in Trieste ci sono due porti militari nucleari di transito. Al sindaco di Capodistria è stato consegnato una proposta precedentemente consegnata alla conferenza delle Nazioni Unite per il nuovo trattato antinucleare che è stato approvato, di case study per la virtualizzazione dei nostri porti. Proposta, scusa, che è stata già approvata preventivamente dai comuni di da diversi comuni dell'ex provincia di Trieste, ma in particolare da Muggia e Dolina. Moreover, considering this area, we have two ports, the ports of Koper, Capodistria in Slovenia, and the port of Trieste here, that are military ports also prepared for managing nuclear weapons. And we have already, time ago, filed within the United Nations a proposal for the denuclearization of this area. And this has already received the preliminary support of most municipalities around Trieste, and in particolare da Muggia e Dolina. And most particularly the municipality of the small towns of Muggia and Dolina.
Muge e Dolina, che sono state visitate anche loro oggi dal team della Marcia Mondiale. The two small towns that the march has visited this morning. E veniamo al motivo per il quale siamo qui in questo momento. Let's come to why we are here now. Per favore. Noi siamo qui perché la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza ha fra i suoi obiettivi anche quello di valorizzare appunto la non violenza e attraverso la non violenza le figure di persone che si sono fatte carico di esercitare la non violenza. So we are here as a march for peace and against violence, and one of the reasons that we are here is to celebrate one of those prominent personalities that were famous, that gained authoritativeness because of the non-violent approach. In questo senso abbiamo presentato al Comune di Capodistria la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria all'ex sindaco Aurelio Iuri per il suo encomiabile comportamento in qualità di sindaco durante la guerra sloveno-jugoslava, per così dire, chiamiamola per brevità, del 1991, quando esercitò su richiesta esplicita delle forze in campo una mediazione fra le stesse per riuscire a evitare tragedie maggiori di quelle che erano già successe. Cittadinanza onoraria di che città? Di Capodistria stessa. Sì, no, onoraria. So, within these initiatives, it was proposed to grant the honorary citizenship to Aurelio Iuri, the former mayor of the town of Capodistria. He was the mayor of that town in the difficult times of after the collapse of Yugoslavia, during the war, we can call it, of Slovenia to gain autonomy from the rest of Yugoslavia. And both parties at play asked for the mediation of Mr. Iuri, who did so, and in this mediation he was able to avoid greater damage and greater problems than those that were actually in place. E nello stesso modo siamo qui ora davanti a Villa Renner, che fu il suo studio di lavoro, e davanti al calco di Nagasaki, che è stato appositamente piantato qui anni or sono, per cercare di inserire in questo mini pantheon che stiamo cercando di costruire fra le figure riferimento della non violenza anche quella di Franco Basaglia. So Mr. Iuri has had his office in the building that we have just in front of us here, and this is also the place where the kaki tree from Nagasaki was planted as a symbolic image. Kaki survived from atomic bomb in Nagasaki. Yes, I thought people already know the reason for why this is called the kaki tree from Nagasaki. It was cultivated from the single kaki tree plant that survived the Nagasaki bombing. Someone, a specialist, grew that plant especially and then made other plants from that, and they were spread in many places around the world. And another figure that we can remember and celebrate now is that of Franco Basaglia, who was the doctor, a psychiatrist that opened, so to say, the doors of the madhouse that was this place. This place was a mental hospital, totally closed. It was like prison. And then Franco Basaglia came and with new ideas, with enlightened ideas, a new approach to psychiatry, and he opened the door of the place. Ma su questa in questo senso, però, sulla figura di Franco Basaglia in particolare, molto meglio di me può dire qualcosa Roberto Mezzina. Saluto.